a te! Oggi ho deciso di mostrarvi la mia base viso che utilizzo sotto il, cioè per il trucco, anche perché in tutti i make-up tutorial che ho creato avevo già la base bella e pronta per non perdere tempo, e oggi ho deciso appunto di mostrarvela. Come primo passaggio applico un po' di burro cacao sulle labbra per evitare che il trucco le vada a seccare ulteriormente, e utilizzo una crema idratante su tutto il viso. In questo momento sto utilizzando quella della Leo Crema. Poi subito con la palette dei correttori vado a correggere con un correttore verde prima tutti gli arrossamenti, quindi zone di rossori, imperfezioni varie eccetera, e poi con quelli più scuri invece vado a creare un contouring sul naso e sotto gli zigomi, e vado anche ad illuminare il naso appunto. Con due correttori più chiari vado ad illuminare la zona occhiaie, e quindi vado a cominciare a correggere appunto eventuali occhiaie. Ciò vado ad utilizzare il mio amatissimo fondotinta, che in questo momento sto utilizzando il Rimmel London Lasting Finish 25 ore, e lo trovo super super eccezionale, super coprente. Se volete vi farò una recensione a parte in un prossimo video, perché veramente è utilissimo. Io l'ho appena scoperto e purtroppo mi sa che mi hanno detto che anche questo è fuori produzione. Io ho una fortuna in fatto di make up, il blush no, questo no, e quindi credo che una recensione sarebbe inutile visto che non ci sarà più. Con il correttore della Pure Active della Garnier vado a correggere eventuali imperfezioni che sono rimaste visibili. Con il Cover Stick Pure Skin di Essence vado a finire di correggere eventuali occhiaie e illuminare ancora di più la zona sotto gli occhi. Con la Stay Matte della Rimmel London nella cipria vado ad opacizzare tutto il viso. Vado ad applicare il blush. Per il momento sto utilizzando ancora questo di Astra, che come vi ho già detto in un video precedente sta andando anche questo fuori produzione, e lo applico sulle gote in modo da dare un po' di color vivo. E niente, questa è tutta la base che io applico. Diciamo che rispetto all'inizio del video sto molto meglio. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo, ciao!